Sesto anno consecutivo per la festa del fritto nel quartiere della Tombaccia a Fano. Una tre giorni dove attorno a questo modo così succulento di gustare il cibo ruotano tanti eventi messi in campo dall'associazione Quedla dal Fium, che organizza come ogni anno l'evento. Innanzitutto i complimenti veramente alla comunità di Tombaccia, a tutti i volontari che da sei anni stanno organizzando un evento che si è radicato. È un evento del buon umore, dello stare insieme, del fare comunità in tempi in cui tendiamo un po' a disgregarci tutti. Quindi questo è il primo grande merito. Quest'anno tra l'altro l'intelligenza degli organizzatori ha voluto l'ingresso nella Notte Rosa, perché la Notte Rosa è un evento che si sviluppa sulla costa ma anche appena dietro la costa, quindi hanno intitolato il venerdì con la nostra Notte Rosa, la festa del fritto, che è una peculiarità, una tradizione e quindi arricchisce il programma della Notte Rosa. Si inizia venerdì con la nostra Notte Rosa, un evento rosa nell'evento rosa per eccellenza che va da Comacchio a Senigallia, tutta improntata sui tanto in voga anni 70 con gli amici del Vespa Club con musica a tema e abiti d'epoca. Sì, una serata che finisce dato nel programma della Notte Rosa e noi l'abbiamo fatta nostra proprio perché è una serata particolare fatta da noi, una serata che vede gli amici del progetto Foresta Nera Mare Blu lì con noi, che ha una dimostrazione di Zumba, è una bella serata anni 60 e 70 fatta con gli amici del Vespa Club, una serata per divertirci insieme. Dopodiché andiamo avanti con un programma che è quello della Festa del Fritto, quindi due palchi, nel palco principale ci saranno due serate con lo stile del liscio che piace molto alle persone locali, al circuito degli eventi della Proloco di Fano, e poi un palco secondario dove c'è musica diversa adatta a tutti, quindi chi vuole sentire della musica diversa davanti all'Arci ci sarà veramente queste belle serate. Poi momenti sportivi con la moto passeggiata il sabato alle 6 e la domenica mattina la gara podistica, quindi veramente tre serate in cui venire e vedere quella che è la festa del fritto. Il protagonista assoluto di tutti e tre i giorni è naturalmente il fritto, proposto in ogni variabile possibile dal catering del ristorante La Perla. Naturalmente pesce, ma anche carne bianca e verdure pastellate, cremini, olive e tanto altro. Insomma, l'apoteosi del gusto.